tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Edoardo e oggi andiamo a vedere FIFA 19, il nuovo capitolo del calcio di EA Sports. Avviamolo. I colori rispetto all'anno scorso sono cambiati, come ogni anno. Adesso lasciamo che si carichi. Ok, i soliti tre puntini, perché sempre così è. Mettiamo italiano perché io parlo coreano, prodotto su licenza civile, questo lo sappiamo già perché l'abbiamo letto tutti. Intro solita di FIFA, che però quest'anno è molto più figa del solito. Esports nel gioco, ok, premiamo A e poi vediamo che subito in copertina c'è il nostro Cristiano Ronaldo. Mi sto connettendo, sì, quello è il mio nickname su Xbox. Ok, impostazione, ok, sta sincronizzando tutto. Ed eccoci qua. Questo è il nostro menu di FIFA. Noi vabbè abbiamo le stesse modalità dell'anno scorso, soltanto che quest'anno abbiamo qualche modalità. Qua ci danno le solite le pubblicità, tipo Ultimate Team, le sfide Canzone Rosa, Ultimate Scream, anche se Halloween è già passato da due giorni. Comunque le modalità sono pressoché identiche, soltanto che quest'anno hanno ottenuto la licenza della Champions League. Ovviamente il viaggio quest'anno sarà diverso, però visto che io non sono riuscito a finirlo, soltanto che ci saranno tre storie differenti. Poi c'è sempre il calcio d'inizio, la carriera, i tornei e le probabilità. Poi ovviamente come al solito c'è l'arena, dove si può allenare, questo è un giocatore che ho creato io. Ovviamente non è cambiato quasi nulla, a parte i comandi e tutto il resto. L'arena è diventato praticamente un campo di allenamento, cosa che molto carina tra l'altro. Poi si può ovviamente modificare, cambiare il giocatore che si vuole usare. Si possono anche usare i giocatori creati. Ultimate Team è rimasto identico, soltanto che hanno aggiunto qualche modalità che purtroppo sono solo online. Hanno aggiunto il Division Rivals, che è tipo Squad Battles però online, e si usa per entrare nel FUT Champions, che è rimasto pressoché identico. Vabbè, il mio Ultimate Team è una serie A, però adesso non sto qua a farmi tutto qua, non sono riuscita a vendere un bel niente. Vabbè, usciamo, tanto le modalità sono rimaste le stesse. Poi la carriera non è cambiato pressoché niente, andiamo qua nella mia carriera con la Juventus, pressoché non è cambiato niente. Ecco qua ci elenca un po' quello che si può fare di nuovo, non è cambiato niente a parte le grafiche nuove e poi è cambiato solo le grafiche, qualche volto. E ci sono grafiche un po' migliori, un po' migliori non è neanche una parola. Il catalogo non è cambiato, è rimasto sempre quello ed è sempre molto utile. Io direi di far vedere la giocabilità e un attimino le novità nella nuova versione. Ecco, qua andiamo nel calcio d'inizio. Ovviamente possiamo decidere se giocare con le rose online, ovvero le rose del match day, le rose attuali diciamo. Poi ci sono varie modalità che quest'anno hanno aggiunto, c'è la partita classica che è uguale, poi c'è il tiro da fuori, che i gol segnati da fuori dell'area valgono 2, quelli invece da dentro l'area valgono 1, sopravvivenza, ogni volta che segni ti viene tolto un giocatore, quello che segna e ne devi sopravvivere senza giocatori.
Colpi di testa e tiri al volo, si può segnare solo con colpi di testa e tiri al volo, mi pare anche ovvio. Il primo A si può stabilire, il primo A a fare gol, il primo A a parare, vince. Niente regole, non ci sono, senza fuori gioco falli cartellini, lo dice anche lui. Si possono giocare le partite all'interno della Champions League, le fasi a gironi, le semifinali, la finale, le finali di Coppa, la Emirates Cup, la MLS, Champions League, Europa League, UEFA Super Cup, e poi ci sono tutte, quasi tutte. Campionati europei? Sì, ma non ho trovato purtroppo la Lega Australiana, l'unica cosa che non ho trovato. Ma comunque ci sono, è un bel pacchetto che comprende tutte le, quasi tutte le coppe per un grande appassionato di calcio, diciamo. Diciamo che ce n'è da divertirsi. Adesso proviamo a fare una partita, facciamo un tiro da fuori. No, ma fai vedere una partita normale. Volevo fare, vabbè, comunque facciamo una partita classica. Sì, giusto per far vedere anche le skill, le varie novità, i controlli. Hanno un po' di skill, però, cioè, potrei anche farle, però poi dovrei consultare sempre il menu di skill per guardarle. Facciamo Juventus Parma, perché è la prima squadra che mi è venuta in mente. Hanno anche implementato, gli overall sono rimasti più o meno gli stessi e non è cambiato quasi per niente, hanno soltanto modificato l'overall di qualche giocatore, tipo Douglas Costa che l'anno scorso era 82 è diventato 86 e hanno tolto dei giocatori che erano stati creati dal gioco. Ok, possiamo anche noi decidere come l'anno scorso, come al solito, il tempo, le regole, tutte quelle cose lì, le ore. Vabbè, adesso bando alle ciance, ficchiamoci dentro la partita. Come tutti i FIFA, ogni volta c'è questi allenamenti, in base al giocatore, se un attaccante ci fanno fare un allenamento. Attaccante, ma potete anche skipparli premendo il tasto menu. Hanno aggiunto anche i cartelloni dei giocatori giganti. Questa è Torino, questo è l'Allianz Stadium, la casa della Juve. Pochi istanti e si parte. La telecronaca è rimasta sempre quella, perché per fortuna non hanno aggiunto Piccinini, come tutta la gente vuole, però non so perché lo vogliono. Misteri della vita. Spettacolo e divertimento assicurati quando gioca Cristiano Ronaldo con i difensori avversari che avranno certamente preparato un trattamento speciale per provare a limitarlo. È difficile ingabbiare un fuoriclasse come lui, una spanna sopra gli altri e poi risolverti la partita al primo pallone toccato, con una giocata, un'invenzione. Le grafiche delle rose sono rimaste quelle, quindi non sto qua a mostrarvele. Ovviamente togliamo il trainer visto che mi dà abbastanza fastidio. Ce lo nascondi così. Bianconeri a gestire il primo pallone della gara. Non è cambiato quasi niente a parte i palleggi. Vediamo la formazione di partenza della Juve. A parte alcuni palleggi. Con scelto dal tecnico per il match di oggi, con due schemi offensivi da punta centrale. A parte a questi palleggi, l'attivo è il touch system attivo. Dovete fare questi palleggi in base alle skill del giocatore. Hanno aggiunto anche le trivelle, quindi per fare il tiro sul campo e le magliette hanno aggiunto quelle nuove e la grafica mi sembra che sia molto migliorata. I tifosi adesso non sono più automi, zombie, hanno un po' di animazione, diciamo. Ma questo è un po' pazzesco, Pierluigi, ti hanno lasciato troppo spazio. Le grafiche del gol sono rimaste uguali all'anno scorso. Precisione e l'angolo, gol bellissimo. E finalmente hanno aggiunto anche la Serie A. La Juve in vantaggio del posto. Penso che l'anno scorso si chiamava calcio A, non avevano le licenze. Facciamo un po' vedere qualche skill che servono solamente per fare un pochino di giochetto. A spazio per il cross. Una cosa che devo dire è che quest'anno per fare rovesciate 8 si può sia prendere il tasto della confusione di classico, ovvero LT su Xbox, su PS4 regolatili, e si può anche fare col tiro a giro, ovvero RB. Non so come mai, però l'hanno scelto loro, quindi non mi lamento, anzi dico che è anche più comodo. E c'è anche il tiro,
il time and finishing che dovrò farvi vedere col trainer, perché sennò non si vede. Ecco, movimento e meccaniche. Il time and finishing è questo. Essenzialmente dovete prendere la palla col giusto tempo. Time and finishing, infatti. È stato molto bravo qui, Stefano. È vero, ha dato la palla sul piede sbagliato. Mi sta dentro comunque. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Poi comunque non è cambiato niente, visto che avevano già sviluppato FIFA già l'anno scorso, quindi non è cambiato quasi niente. Chi dirà? Vabbè, adesso faccio un altro gol. Paolo Dybala poi vi mostro. Prova ad aprire verso il compagno. La Champions League. Dybala! Conclusione spettacolare. Vabbè, adesso vi mostro le partite della Champions League. Visto che posso giocare anche la finale, quindi è una cosa ottima. Si può anche cambiare il nome del calcio d'inizio, quindi non ne capisco l'utilità, però. Vabbè, prendiamo sempre la Juventus e facciamo contro l'Ajax. Sì, sperando di vincere alla finale ogni tanto. Possiamo anche vedere tutte queste statistiche che l'anno scorso non c'erano. Possiamo vedere anche le statistiche dettagliate. E se siete un analizzatore di statistiche probabilmente lo capite. No, è abbastanza facile da capire, non c'è bisogno. Ma in termini pratico non cambia niente la giocabilità, è sempre uguale. Giocabilità no, hanno aggiunto qualche skill, hanno aggiunto il time and finishing, ma per il resto non cambia molto. Hanno aggiunto qualche stadio, tipo qualche stadio della Premier League e lo stadio tutti gli stadi della Liga, a parte quello del Barcellona, per una questione di licenza che adesso vi spiego. Praticamente perché Konami, la ditta che ha fatto PES, il Barcellona ha firmato un contratto e può esserci solo su PES, quindi FIFA non può avercelo. Quindi è un po' una delusione, però se è così non ci possiamo fare proprio un bel niente. E mi si è anche addormentato il piede a stare qua sul mio piede. Qua c'è Alex Del Piero, ovviamente, perché se non mettiamo lui chi non lo UEFA Champions League giunta dunque all'epilogo, 90 minuti forse più per incoronare la perché l'ultima volta che abbiamo vinto la Champions era contro l'Alex e c'era Del Piero ed ecco perché l'ho messa. È un privilegio, ma in realtà l'ho messa a caso, vivo momento di questa portata. Speriamo che lo spettacolo in campo si riveli all'altezza. Lasciamo parlare le immagini, però vabbè. Ajax Juve riporta alla mente ricordi agrodolci per i tifosi bianconeri d'Europa, la finale persa nel 73 a Belgrado, ma anche quella vinta a Roma nel 96 ai rigori. La situazione a distanza di anni è completamente capovolta. L'Ajax, io sono nato nel 2006, che dominava in Europa. Juve a mio avviso favorita, allento di cali di concentrazione. Comunque evidenziamo il fatto che a livello grafico, anche in visi, è impressionante la definizione. Però vedo, se non c'è niente di particolare da far vedere qui, io direi di passare alla conclusione, perché tanto se la giocabilità è la stessa, non... Soltanto hanno aggiunto la Champions League, l'Europa League e altre modalità. E basta, direi che questo può essere tutto, alla fine... Quindi ti faccio io la domanda, dal 2018 al 2019 vale la pena fare l'upgrade? Se si è grandi appassionati di calcio, si vuole nuove licenze e si vuole andare avanti, sì. Se invece si è degli appassionati di calcio che pensano solo alla giocabilità, potete anche ritenervi 18 e... Quindi non è cambiato molto, diciamo, in termini di giocabilità? Hanno aggiunto solo licenze e qualcosina di giocabilità, ma niente di che. Quindi diciamo che questi 60 euro ve li potete anche tenere in tasca. Se siete solo dei giocatori non vi interessano le statistiche e la novità. A me vi interessano, quindi. Quindi 60 euro li ho tirati fuori io. Vabbè, comunque non è un problema. Va bene, dai, amici, un saluto da Loris. Un e saluto da Edoardo. Edoardo The Edo Gamer. Ciao a tutti e spero vi sia piaciuta. Scusate l'intrusione, ma se non gli metto un freno, lui va avanti mezz'ora. Ciao!